Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Carissimi, il tratto della vita di San Francesco Caracciolo, sul quale oggi, a conclusione della novena, ci soffermiamo, è quello del suo essere patrono dei cuochi. Ad una prima considerazione, questo appellativo potrebbe sembrare strano, in quanto San Francesco storicamente non è stato né cuoco né avido consumatore di cibi abbondanti o ricercati, anzi, come emerge dalle ruvide espressioni del suo atto di astinenza, che fra poco faremo nostro, egli, con l'implorato aiuto del Signore, è diventato così ricco di amore da riuscire a vivere serenamente in modo molto sobrio e parco. Eppure, il titolo di patrono dei cuochi e più in generale degli addetti per professione alla ristorazione e dei tanti che quotidianamente si occupano della preparazione del cibo si adatta particolarmente bene a San Francesco soprattutto per tre motivi. Il primo, al quale si è accennato anche all'inizio di questa novena, è legato storicamente allo straordinariamente spirito di accogliente ospitalità che contraddistinse l'intera famiglia di San Francesco e fece della loro casa castello un ambiente ideale per la creativa ed operosa industriosità, soprattutto nel campo della ristorazione, da parte di tanti giovani di Villa Santa Maria e di alcuni paesi limitrofi, tutti appartenenti al feudo dei Caracciolo. Il secondo motivo è la straordinaria connessione che nella mentalità biblica esiste fra l'utilizzazione quotidiana di alcuni alimenti, luoghi e oggetti legati al mangiare umano, quali acqua, pane, vino, olio, tavola, casa, e la loro amplissima valorizzazione che Gesù ne fa nella sua vita, insegnamento e miracoli, come anche nei sacramenti che prolungano la loro efficacia nei secoli. Non si potrebbe immaginare connessione più intima tra la vita fisica e vita psichica e spirituale degli uomini, soprattutto per quanto confluisce nella celebrazione dell'Eucaristia. Ebbene, il centro unificante dei vari aspetti della spiritualità di San Francesco è proprio nella sua singolare attenzione a Gesù Maestro e Signore, che lava i piedi dei discepoli ed offre loro in dono se stesso in modo totale, fino all'estrema prova d'amore e della morte di croce, e che tramite il mirabile sacramento dell'Eucaristia di tale amore lascia il memoriale perenne, perché se ne sentano amati destinatari anche tutti gli altri uomini di tutti i tempi e luoghi. Oltre che all'accurata celebrazione dell'Eucaristia, Francesco dedica uno spazio crescente alla sua assimilazione tramite la preghiera di adorazione e contemplazione, passando dalle quotidiane 4 ore degli inizi della sua vita sacerdotale alle 7 finali. Accogliendo in tal modo la forza del Signore, come vero devoto della Madonna, il Santo ne partecipa i frutti facendosi umile e tenace servitore dei fratelli. Infine, l'esperienza degli ultimi decenni dimostra quanti splendidi frutti siano maturati in tutti, e specialmente nei cuochi e nelle loro associazioni, dall'accresciuta conoscenza e valorizzazione di San Francesco grazie al titolo di patrono dei cuochi, e quanto sia stata ispirata e lungimirante la dedizione con cui soprattutto i compianti Padre Luigi Affoni e il professor Salvatore Schifano, unitamente a tanti cuochi villesi, hanno lavorato perché San Francesco, a partire dal marzo 1996, venisse ufficialmente onorato anche con tale appellativo. Carissimi, in cordiale sintonia con i professionisti della ristorazione e con le persone che umilmente preparano il cibo quotidiano, invochiamo l'intercessione di San Francesco
con la preghiera nata dal cuore grande di Padre Luigi e che tante volte negli anni scorsi è risuonata sulle labbra di innumerevoli cuochi ed allievi. O umilissimo San Francesco, adoratore e apostolo di Gesù, pane di vita, che rinunciasti ai beni e agli onori terreni per metterti pienamente al servizio di Dio e del prossimo più povero e più bisognoso di aiuto materiale e spirituale, noi cuochi ti ammiriamo e a te ci rivolgiamo come nostro patrono particolare. Tu che fosti profondamente unito a Cristo, pane spezzato per la vita del mondo, aiutaci a saper promuovere, attraverso la mensa che prepariamo, rapporti più umani e fraterni per contribuire alla diffusione nel mondo della pace e dell'amore di Dio. Infondi in noi e in tutti gli uomini il desiderio e il gusto della mensa della parola e del pane di vita eterna. Ottieni da Dio grazie e benedizione sulle nostre famiglie e sul nostro lavoro. Aiutaci ad essere sempre degni figli di Dio per poter meditare e partecipare, al termine del nostro cammino terreno, alla gloria e alla beatitudine di tutti i santi in cielo. Amen. Affiancati dall'amichevole e potente intercessione di San Francesco Caracciolo, accogliamo anche noi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace a tutti. Grazie.